Eccoci con Sotto la Pressa, ormai mancano 5 giorni al voto. Ospite di oggi è il capolista della lista di Fratelli d'Italia, Michele Barcaiuolo. Intanto grazie per aver accettato l'invito, Grazie a voi, chiacchierata. buongiorno a tutti. Buongiorno, siamo come al solito in diretta sulla nostra pagina Facebook, poi tutta, come sempre accade, tutta l'intervista, sia video sia con un resoconto testuale, verrà pubblicata sul giornale online. Dicevo, mancano 5 giorni al voto. Il clima, soprattutto nelle ultime 2 settimane, lo dico da osservatore, sembra cambiato. Non è più solo possibile, ma addirittura io direi probabile una vittoria del centrodestra, o eccessivo dire probabile. Ma questo lo impareremo nella notte tra domenica e lunedì. Credo sicuramente che la percezione sia di una sfida che probabilmente sarà all'ultimo voto, o se non sarà all'ultimo voto, avrà una forza di incidenza l'affluenza. Noi siamo convinti che più sarà la gente che si recherà alle urne domenica 26 gennaio, più la possibilità di vincere da parte del centro-destra Lucio Borgonzoni aumenterà in maniera direttamente proporzionale. Quindi ci auguriamo una forte affluenza alle urne per mandare un segnale chiaro rispetto a una discontinuità che questa regione necessita dopo 50 anni di governo senza soluzione di continuità del Partito Comunista e dei suoi eredi, e mandare anche un forte segnale al governo nazionale che è figlio di un ciuccio e che ed è completamente slegato col tessuto connettivo della società italiana. Uno degli argomenti principali usati da Bonaccini nel ribattere la campagna elettorale centrodestra è qui gli elettori della Lega, del centrodestra, pensano di votare Salvini, invece si ritroveranno Lucia Borgonzoni. Questa sovrapposizione che c'è stata tra il candidato del centrodestra e il premier del primo partito, il segretario del primo partito, non so, è stato un lapsus. Non so se si realizzerà, ma segretario del primo partito della coalizione è in qualche modo mette in difficoltà gli alleati della Lega. Cioè, perché questa sovrapposizione totale tra Salvini e Borgonzoni, almeno nel racconto e nella narrazione, usiamo un termine che viene usato spesso oggi del Questa centro-sinistra. narrazione l'avete fatto voi della stampa. La coalizione è una coalizione a sostegno di Lucio Borgonzoni sicuramente molto ampia, sono ben 6 liste. Fratelli d'Italia si caratterizza probabilmente, ci auguriamo, come la seconda forza, sono convinto, come la seconda forza del centrodestra. Ciò c'è da noi stessi, è venuto in Emilia Romagna più volte, tornerà il 24 di gennaio. Ma Bonaccini, invece di dire si lamenta di Salvini, è lui che ha paura di chiamare i suoi leader nazionali, è lui che ha nascosto il simbolo del Partito Democratico raccontando quasi che fosse un candidato civico, quando in realtà l'unica cosa che ha fatto nella vita è stato quello di occupare ruoli e spazi concessi a lui dal partitone, ed evidentemente non volendo la presenza sul territorio dei propri leader nazionali. Quindi delle due, voglio dire, è sicuramente Bonaccini che sta facendo qualcosa di strano. Su un'elezione importante come le elezioni regionali, è evidente che i leader nazionali possono venire a sostenere il proprio candidato. E questa favola che qualora dovessimo vincere non ci sarà Salvini, non ci sarà Giorgia Meloni, ma è chiaro che i leader nazionali servono per fare eco e per dare sostegno ai candidati presidente. Questo succede a destra e a sinistra in tutte le regioni, non succede in Emilia-Romagna perché Bonaccini è spaventato dall'avere la copertura di questo governo nazionale che non gode minimamente del sostegno degli italiani, quindi cerca di mascherare al tempo stesso di contrattaccare su questo punto, ma è sicuramente lui in difetto. Un passo indietro, letto con gli occhi dell'attualità, in quelle che non sono state le primarie, ma è stata una scelta di coalizione, si è arrivati appunto ad identificare Lucia Borgonzoni candidato di centrodestra. Allora Fratelli d'Italia aveva proposto un altro nome, era quello di Galeazzo Bignami. Oggi, conoscendo forse anche maggiormente, no, la candidata al comune, perché c'è stata più opportunità facendo campagna elettorale insieme, qualche rimpianto o forse davvero questa è stata anche la scelta, anche forse di genere, che può portare a un risultato migliore? Ma è evidente che quando mancano diversi mesi alle elezioni, ogni partito propone il suo candidato in una logica di coalizione e in una sorta di quadro nazionale. È evidente che Fratelli d'Italia avrà dei candidati presidenti del centro-destra, così come esprimiamo già Marco Marsilio in Abruzzo. E quindi io avevo fatto da segretario regionale il nome di Galeazzo Bignami perché secondo me all'interno di Fratelli d'Italia
era colui il quale avrebbe meglio potuto guidare la coalizione. Nel momento in cui si è deciso che in Emilia-Romagna sarebbe stata la Lega a selezionare il candidato presidente, la scelta di Lucia Borronzoni non ci ha mai visto minimamente, voglio dire, con nessun tipo di freno o di dubbio. Era sicuramente l'esponente politico della Lega in Emilia-Romagna che meglio poteva ricoprire questo compito, e devo dire anche personalmente, conoscendola meglio in queste settimane, credo che sia cresciuta parecchio, al netto di come invece è stata attaccata in maniera veramente a volte anche becera. Io mi chiedo e mi domando, a parti invertite, se la sinistra avesse avuto un candidato presidente donna, gli attacchi che ha subito Lucia Borronzoni, che cosa sarebbe successo? Se ne sarebbe parlato sulle prime pagine dei giornali nazionali, probabilmente avremmo avuto, oltre alle sardine, migliaia di tonni in difesa di un eventuale candidato presidente donna della sinistra. Questo non è invece avvenuto il contrario, come spesso non avviene nei confronti di Giorgia Meloni, spesso vittima di attacchi anche sessisti in funzione del suo essere donna, senza avere mai la solidarietà trasversale, ma esclusivamente la destra politica. Lo ha detto presentando la lista Galeazzo Bignami, che appunto è il deputato e anche è stato per anni, insomma, l'uomo di riferimento della destra in Emilia Romagna, e oggi commissario regionale, visto che Barcaiuolo ha fatto un passo indietro, visto la sua candidatura. E dovesse vincere il centrodestra, Barcaiuolo potrebbe entrare nella giunta Borgonzoni. Lo ha detto in qualche modo per aumentare la competizione interna alla lista, perché sappiamo che così, in qualche modo, per dare a tutti l'opportunità di fare meglio nella lista, oppure c'è già un accordo preciso? Non ci sono accordi né all'interno di tutta l'Italia né complessivamente sulla coalizione, sulla auspichiamo nuova giunta di centrodestra. Ne parleremo successivamente al voto. Adesso abbiamo questi ultimi 5 giorni per convincere ancora gli indecisi ad andare a votare e a scegliere il cambiamento. Fratelli d'Italia, vi siete posto un obiettivo come a livello anche di risultato percentuale in Emilia Romagna? Ieri sera, anche sulle reti nazionali, Giorgia Meloni ha detto: sono molto ottimista, partiamo da una percentuale non alta le ultime regionali, ma questa volta andrà molto molto bene. C'è già, al di là dei sondaggi, un'asticella che avete posto e detto: questo è il risultato che ci attendiamo? L'asticella minima è quella di essere convintamente e decisamente il secondo partito della coalizione. Insomma, io credo che sicuramente la Lega potrà fare un ottimo risultato, e il risultato di Fratelli d'Italia sarà, ci auguriamo, determinante per la vittoria. Dare una cifra percentuale oggettivamente in una politica che muove i consensi sempre più velocemente, noi abbiamo preso a livello nazionale 4-3 elezioni politiche, poco più del 3% con l'Emilia Romagna, le elezioni europee 6,5% a livello nazionale, 4,5-4,6% qui in Emilia Romagna. Ora i sondaggi ci danno ancora in crescita, però il sondaggio che ci piace è l'unico che dà oggettivamente un numero empirico reale su cui confrontarsi, sono quelli elettorali, sono i voti veri. Chiaro che oggi verso Fratelli d'Italia avvertiamo alle nostre iniziative, ai nostri banchetti, insomma, stando in mezzo alla gente in modo quotidiano, sicuramente una percezione di grande positività come non c'era mai stata prima. Venerdì scorso Giorgia Meloni era a Modena, non sono bastate 2 sale per trattenere le oltre 500 persone che si sono avvicinate, qualcuno purtroppo mi ha anche dovuto, ne approfitto per chiedere scusa, mandarli indietro perché per problemi di sicurezza non siamo riusciti a farli entrare nella sala più grande disponibile in quella giornata in tutta la provincia di Modena, quindi siamo stati sicuramente molto soddisfatti. È stato un successo il comizio in piazza sotto la pioggia di Giorgia Meloni a Piacenza, un successo il pranzo che è stato fatto il sabato a Parma, a Bologna sabato pomeriggio c'erano più di 1500 persone ad ascoltarla, ed è evidente che Fratelli d'Italia sta crescendo, figlia di quella coerenza di essere stato l'unico partito di tutto l'arco parlamentare a non aver mai partecipato a nessuno degli ultimi governi, proprio perché abbiamo sempre sostenuto che al governo ci si va con coloro i quali ti presenti alle elezioni e non con accordi post-elettorali.
e l'aver rinunciato a partecipare a qualche governo e aver rinunciato a qualche ministero in virtù di difendere quella coerenza che vogliamo che ci contraddistingua, probabilmente sta pagando. Un attimo, un'ultima domanda sul centrodestra per poi guardare le politiche in caso di vittoria, anche ai limiti del governo degli ultimi 5 anni di Bonaccini. E diceva Barcaiuolo, l'obiettivo è comunque arrivare come se un partito, diciamo, subito dopo dietro la Lega, quindi scavalcare Forza Italia. Perché l'Italia immagina, anche dopo queste elezioni, un ruolo diverso di aggregatore del centrodestra, oppure... Noi siamo stato l'unico partito all'interno dell'attuale coalizione di centrodestra di stare, che siamo stati sempre nel centrodestra, perché non abbiamo fatto nessun tipo di patto del Nazareno, non abbiamo partecipato a un governo con i 5 Stelle perché sapevamo che quando si mettono insieme visioni del mondo differenti, il risultato non è quello di fare un minimo comune denominatore, ma è quello di fare un compromesso al ribasso, e soprattutto in termini economici, penso alla reddito di cittadinanza, penso ad altre scelte fatte da quel governo, le abbiamo fortemente contrastate, pur apprezzando la svolta che il governo Gelloverde riuscì a fare sulla sicurezza, sull'immigrazione, anche se noi sosteniamo, e pochi giorni fa la stessa Commissione europea ci ha dato ragione, la possibilità di attuare un blocco navale a nord delle coste libiche per evitare che le persone partino, perché diventa abbastanza poi difficile gestirle una volta che sono in mare aperto o che si avvicinano alle nostre coste. E quindi è chiaro che Fratelli d'Italia è il reale motore del centrodestra, è il reale motore del centrodestra perché sarà stato l'unico partito all'interno dell'attuale coalizione a rimanere sempre fermi sulle nostre posizioni. A volte scherzando ci siamo definiti gli unici monogami del centrodestra, che non hanno mai tradito anche quello che era stato, è stato nelle variazioni mandato agli elettori. Perché tornando all'attuale governo, è vero che la nostra Italia è una repubblica parlamentare e tecnicamente basta avere la fiducia della maggioranza dei due rami parlamentari affinché il governo stia in piedi, ma repubblica parlamentare non può voler dire che io cerco di raccogliere il consenso, quindi in sostanza di prendere i voti dicendo di fare una cosa e poi fare esattamente il contrario. Sì, sì. I PD e i 5 Stelle hanno raccolto i voti combattendosi l'un l'altro e indicando nell'altro il nemico, e oggi sono al governo insieme con l'obiettivo dichiarato, cioè con l'obiettivo dichiarato di evitare nuove elezioni, perché sennò le perderebbero entrambi. E allora credo che in un paese normale in cui il governo deve avere una cinghia di trasmissione diretta col proprio popolo, che i due maggiori sconfitti alle ultime due elezioni, le elezioni politiche e le elezioni europee, siano al governo, è un qualcosa che sicuramente va smantellato al più presto. Facevo cenno al tema nazionale, solo una domanda rispetto al caso Gregoretti. Potrebbe influire in tono positivo sull'esito in Emilia-Romagna, questa, almeno così sembra aver voluto fare Salvini, no? Lasciandosi dare l'indicazione per tutto il Paese. Ha votato contro l'autorizzazione a procedere a Salvini, perché troviamo oggettivamente folle che un ministro degli interni che ha difeso i confini nazionali, che è una prerogativa di ogni Stato, possa subire un processo. Per di più c'è il precedente di un caso analogo in cui parte dell'attuale maggioranza di governo, il Movimento 5 Stelle, votò nella maniera esattamente opposta, quindi c'è anche una sorta di schizofrenia. Dico ancora di più, per quella che è la nostra Costituzione, il Presidente del Consiglio coordina l'attività del governo, quindi qualora fosse colpevole Salvini dovrebbe essere coinvolto in questo anche Giuseppe Conte, che invece sostiene di votare a favore dell'autorizzazione a procedere. Ho trovato francamente infantile e pagliaccesco l'atteggiamento della maggioranza di governo ieri in commissione, perché loro hanno voluto andare avanti rispetto a questa ipotesi di un processo a Salvini, e poi facendo il calcolo che potrebbe essere dannoso un numero elettorale, ha fatto la sceneggiata di non presentarsi davanti alla commissione per votare. Io credo che gli italiani siano stanchi di questi atteggiamenti. Aspetti, stessa coalizione che pochi mesi fa, durante la campagna elettorale con l'Umbria, non faceva sbarcare una nave, la tenuta per 9 o 11 giorni, non ricordo, fuori sulle coste italiane, per evitare che potessero sembrare coloro i quali, come in realtà sono,
favoriscono l'immigrazione clandestina. Quindi questo cambiamento di atteggiamento soltanto alle scadenze elettorali è un qualcosa che non può funzionare. Io credo che la politica riacquisterà la propria credibilità nel momento in cui chiunque porta avanti delle tesi anche contrapposte, perché le visioni del mondo, per carità, è giusto che siano differenti, ma sostenendo le concorrenze, a prescindere se ci sono le elezioni una settimana prima, un mese dopo, o se invece sei davanti a un periodo in cui non ci sono momenti elettorali. E in questo la sinistra 5 Stelle oggettivamente, ma proprio in termini di vista oggettivo, non sono riusciti e non vogliono fare questo, insomma. L'ultima parte, tocchiamo un attimo i temi della campagna elettorale, quindi anche entriamo nel merito. I due grandi temi sono sanità e anche l'infrastruttura e ambiente, sono due temi collegati. Ci si è concentrati molto sulle critiche alla sanità emiliano-romagnola, non credo che sia stata forse una scelta un po', diciamo, forzata, puntare molto su quello che almeno dalla sinistra viene descritto come l'eccellenza emiliana? Cioè, si poteva forse criticare altri aspetti, perché si è scelto volutamente di puntare il dito proprio su quel tema, così usato quasi come bandiera, no, dal centro-sinistra? La sanità emiliano-romagnola è una complessivamente delle migliori sanità italiane, nessuno questo l'ha mai smentito. Noi sosteniamo, l'Italia sostiene, che il livello di sanità emiliano-romagnola è tale, grazie ai medici, agli infermieri e ai tecnici, che sono di altissimo livello e creano alcune eccellenze. La politica e la regione, in cui l'80% del bilancio è destinato alla sanità, fa delle scelte. Noi contestiamo alcune di queste scelte, perché solo in provincia di Modena sono stati tagliati oltre 400 posti letto negli ultimi 5-6 anni, creando delle razionalizzazioni che hanno creato dei disagi ad alcuni territori. La vicenda del punto nascita di Pavullo, insieme a quello di Borgotaro e di Castelnuovo dei Monti, nel Parmense e nel Reggiano, ha oggettivamente del grottesco. Cioè, due anni fa Stefano Bonaccini chiude, insieme all'assessore Venturi, i punti nascita, sostiene la chiusura dei punti nascita con forza, determinazione, dicendo questa è la strada che va perseguita, eccetera. A rischio la sicurezza delle mamme. E domani, dopo domani, il 23 gennaio, a 24 ore dalla chiusura della campagna elettorale, a 24 ore dal silenzio elettorale, che poi pare tra l'altro non vogliono neanche rispettare, dichiara che firmeranno il protocollo per la riapertura dei punti nascita. Allora, delle due l'uno, o ti piace prendere in giro i cittadini, o a volte sono i cittadini che amano farsi prendere in giro, perché trovo veramente grottesco. E poi ci sono tante deficienze sulla sanità, comunque emiliano-romagnola, che nel complesso resta una sanità di alto livello. Ma voi lo sapete che all'ospedale di Carpi non è possibile praticare l'epidurale per le partorienti perché mancano gli anestesisti? Un bacino di oltre 100.000 abitanti? Cioè, è chiaro che... E ho detto questo esempio per dirne uno, sempre l'ospedale di Carpi ci sono tre reparti senza primari. Conosce bene Carpi Barcheruolo perché sua moglie, tra l'altro, è la più eletta, è stata la più votata tra gli eletti in consiglio comunale a Carpi, Annalisa Arletti. Tutti conosce bene. No, è bellissimo, cerco di seguire tutta la provincia. Ne parlo perché forse con cognizione di caso, io quello dell'epidurale non lo conoscevo, il tema forse è stato anche detto in campagna elettorale, sì, me lo sono. Abbiamo detto, però credo che sia, insomma, uno dei tanti, ripeto, tre reparti senza primari, un turnover nella prima parte di 15-20 medici all'anno, il che vuol dire che i medici non si trovano bene in quella struttura, creano turnover, creano quindi tutta una serie di sconvenienze e di negatività, perché evidentemente chi sta alla testa, chi prende le decisioni che non sono giuste. Quindi, ripeto, la sanità emiliana è migliore di alcune sanità, soprattutto nel meridione d'Italia? Evidentemente sì, si può fare di più, l'Emilia Romagna merita di più, è uno dei nostri slogan, perché veramente crediamo che si possa fare di più anche sui termini, in termini sanitari. Lo dico tra parentesi, la volontà di appendere il manifesto è stato Barcheruolo Giovanardi, un'attenzione particolare che gli altri non hanno avuto, ovviamente eravamo disponibili su tutti, compresi anche ieri abbiamo avuto ospite alcuni rappresentanti della coalizione di Stefano Bonaccini. Dicevamo, sanità, l'altro tema infrastruttura, proprio sull'infrastruttura è stato un episodio, no? Quello sulle 45 che ha visto la Meloni arrivare appunto in Emilia Romagna, segnalare questa cosa dopo pochi giorni essere risolta. Guardiamola bene, due mesi fa, allora, E45 è una terra importantissima, mi collega di fatto Mestre a Orte, quindi Italia in maniera trasversale la nostra penisola,
più di 9 si faccia un incidente, si stacca un pezzo di un vialotto sulle 45, giustamente aprono il cantiere e poi dopo pochi giorni il cantiere si ferma, quindi il ponte rimane impraticabile, eccetera. Con Giorgia Meloni, che era qui in Emilia Romagna, decidiamo di andare a denunciare questa situazione. Annunciamo che avevamo fatto una sorta di sit-in, di flash mob, insomma, di manifestazione sotto il ponte il mercoledì per il venerdì. Il giovedì mattina si presentano finalmente, dopo mesi, gli operai e riescono in pochi giorni a risolvere il problema. Allora, noi scherzando diciamo, se solo con la forza del pensiero riusciamo a risolvere questo problema, immaginate se per l'Italia sarà il governo di questa regione. Questa è evidentemente una battuta, però è indicativo del fatto di come la sinistra, di come chi ha il compito di gestire questa cosa, considera l'Emilia Romagna cosa propria. Dopo 50 anni non c'è più la necessità da parte loro di governare per dimostrare di saper riuscire a fare le cose, ma appunto gestiscono le cose come se fossero a casa propria, come se va bene, adesso lì c'è il ponte crollato, vedremo quando farlo. No, le risposte ai cittadini vanno date, e il fatto che in solo 2 giorni siano riusciti a sistemarlo dopo mesi di inattività, solo perché noi come Fratelli d'Italia avevamo acceso la luce su questo problema, dimostra che non c'erano i pici burocratici, che non c'erano gli operai, che c'erano dei problemi di fondi, no, dimostra che mancava esclusivamente la volontà di voler intervenire. Questo, fatto questo esempio con la manutenzione, invece a livello di grandi opere restano i due temi, Bretella e Cispadana. Sulla Cispadana i ritardi sono ammessi ancora una volta, gli ennesimi ritardi anche dalla giunta Bonaccini, anche in campagna elettorale, quindi probabilmente un progetto che vedrà la luce tra anni. Invece la Bretella è un'opera che dovrebbe, almeno il cantiere dovrebbe vedere la luce a breve. Dovesse vincere il centrodestra, quel progetto andrà avanti così com'è, verranno fatti aggiustamenti, si procederà? Qui dico la mia, io credo che la Bretella Capovenere Sassuolo aveva forse più senso alcuni anni fa, quando l'industria ceramica era in espansione. È chiaro che comunque oggi è un'arteria che va completata, che va fatta. Io la vedrei come un primo pezzo per la Modena Lucca, cioè per quello sbocco al Tirreno che volutamente la sinistra emiliano-romagnola non ha mai voluto dare alla provincia di Modena, per favorire la Ravenna, sì, per favorire gli interessi del porto di Ravenna, gestito politicamente sempre da coloro i quali hanno gestito sempre questa regione. Errani, lo ricordiamo. Errani era di Ravenna, ma anche prima c'era una particolare attenzione da parte degli eredi del Partito Comunista per quanto riguarda il porto di Ravenna. È insomma elementare capire, basta guardare la cartina geografica, quale mercati, quali convenienze avrebbero le nostre imprese di tutta la provincia, quindi dal biomedicale dell'area nord, passando ovviamente dall'importante industria ceramica della zona del distretto Sassuolo, avere un accesso più agevole al Tirreno e ai porti del Tirreno, perché l'Adriatico, insomma, un conto è fare la sponda con i paesi dell'ex Jugoslavia, un conto è avere invece il bacino aperto e l'orizzonte aperto verso tutto il Mediterraneo, con dei costi ovviamente che diminuiscono, che quindi rendono più competitivi le nostre merci, che quindi rendono e possono tornare a mettere al centro. Ma poi sono tantissime le infrastrutture, cioè se voi pensate nella nostra provincia, la provincia di Modena, al netto del pezzettino della Modena Sassuolo, le altre strade sono le stesse identiche che c'erano più di 100 anni fa. Noi abbiamo una canaletto che ci porta verso l'area nord, un bacino comunque importantissimo che è oggettivamente non degna del 2020. Idem la Panaria, diciamo, per l'area più orientale della nostra bassa. E per quanto riguarda la montagna ci sarebbe molto da fare, perché la nuova estensa fino a Pavullo, anche, poi se arriva a Pavullo devi passare dentro al paese, non si riesce a fare una tangenziale che possa scavalcare comunque un centro importante di quasi 20.000 abitanti, che possa dare appunto accesso al nostro Appennino, alla nostra montagna. Io credo che anche se si vuole, come noi vorremmo, investire anche sul turismo del nostro Appennino, anche per quanto riguarda anche gli sport invernali, io sono un comprensorio che anche da un punto di vista sciistico si possa collegare con la Toscana, con la Scala, cioè proprio per creare la possibilità di essere un polo recettivo veramente attrattivo e competitivo, se non dal punto di vista del panorama, ma almeno per le strutture, anche con quelle che sono diciamo le strutture del Trentino Alto Adige, del Veneto, eccetera.
gli ultimi due temi sono due polemiche, una legata alla la sollevata proprio Fratelli d'Italia, gli ultimi giorni di campagna elettorale, il silenzio elettorale nel giorno del voto. Proprio in quel giorno si chiuderà la festa anticipata volutamente dal PD di primavera e inverno, si capisce se è anticipato quella di primavera o è quella d'inverno. Fatto sta che a Ponte Alto in questi giorni si sta svolgendo la festa dell'unità. Il 26 gennaio, giorno del voto, si celebra ancora questa festa. Fratelli d'Italia ha detto: guardate, così non rispettate il silenzio elettorale. Il 25 e anche il 25. Io sono una persona che, voglio dire, non è che si scandalizza se per una frase sui social, giorno di silenzio, però c'è modo e modo. Io credo che organizzare una festa de facto di partito, perché la festa unità è la festa del partito. Ah no, non c'è dubbio, neanche senza de facto, è così. Sì, è così. Si celebri il giorno di silenzio elettorale e il giorno del voto è un qualcosa che va oltre allo scandalo. Io domani personalmente, credo accompagnato dal vicepresidente della Camera, onorevole Fabio Rappelli, così ve lo do un anteprima, andrò a chiedere udienza al prefetto affinché il prefetto intervenga, perché ripeto, c'è un limite a tutto. Io capisco che i compagni del PD siano nervosi, capisco che sentono crollare sotto i propri piedi un sistema che pensavano fosse assolutamente intoccabile, ma ci vuole un minimo di decenza. Quindi io accetto che Bonaccini faccia la cena da bottura in barba. Era l'ultima polemica che avrei sollevato, gliela dava la fase. A me va bene tutto, ma che durante il silenzio elettorale, il giorno del voto, si celebri in città una festa di partito senza che loro si pongano minimamente il problema, io credo che sia proprio la cartina tornasole dell'approccio che hanno. Cioè, noi facciamo quello che vogliamo, tanto a noi siamo intoccabili. No, le regole ci sono per tutti, valgono per tutti, fatevi questi ultimi quattro giorni di campagna elettorale, poi lasciamo decidere agli Emiliano Romagnoli se vorranno il cambiamento che auspico o meno, ma non si può fare una festa di partito nel giorno di silenzio elettorale, nel giorno del voto, credo che sia palese. L'altro tema, nel fatto segno, era quello di opportunità di una sinistra che questa sera proprio organizza una cena dallo chef stellato dottura, 1000 euro a partecipante, ma ovviamente qui entriamo su una questione di opportunità, perché ognuno i soldi li spende come vuole. Una parte della sinistra, a partire da quella non in coalizione con Bonaccini, ha detto: se questa è la sinistra, allora insomma chissà cos'è il centrodestra. Qui c'è anche un problema di identità, no? L'identità di una sinistra che forse ha davvero, c'è una frattura profonda tra la sinistra stessa e quella classe operaia, per usare un termine degli anni 60, che esiste ancora, no? Secondo me, su questo io capisco lo scambio, ma andate a vedere i voti, andate a vedere quali collegi uninominali ha vinto il PD e la sinistra nelle ultime elezioni politiche. Ha vinto nei centri storici, ha vinto ai Parioli, a Roma, quindi nei quartieri più ricchi, ha perso ovunque, invece, tranne questi pochi quartieri di Roma, Milano, centrali, i quartieri più ricchi, la sinistra ha perso tutti i collegi uninominali. Quindi a me non sorprende, allora, premesso, io sono orgoglioso che Massimo Bottura abbia uno dei ristoranti migliori del mondo, che sia Modena, e sicuramente mi fa piacere del suo successo. È chiaro che... No, a livello simbolico, infatti, nessuno di Bottura. A livello simbolico, è chiaro che questa sinistra, non è che noi diciamo radica chico o sinistra caviale semplicemente per dileggiare un avversario politico, no, lo diciamo perché la loro natura, anche in queste zone, è esattamente quella. È una sinistra che quando è stata al governo è stata comunque serva dei grandi potentati economici, delle banche, dei grandi potentati finanziari che comunque tentano di dominare l'Europa. Il centrodestra sicuramente rappresenta l'area popolare del paese, popolare non vuol dire né ignorante né povero, ma sicuramente di coloro i quali invece cercano di rimboccarsi le maniche, di andare a lavorare tutti i giorni e di cercare anche con le piccole e medie imprese, non solo con la grande finanza, con le grandi industrie che invece sono state tutelate dalla sinistra. Ma questo non lo dico, cioè basta vedere i provvedimenti dei governi che si sono susseguiti. No, ma al di là dei provvedimenti è una mutazione che è stata fotografata da diversi commentatori, ma che trova riscontro anche nei flussi elettorali e di fatto nel voto, insomma. Di sicuro, insomma, il bacino elettorale della Lega di Fratelli d'Italia è gran parte appunto quello che una volta fu della sinistra e quindi della classe
popolari e dei cosiddetti operai, ma cosiddetti no perché ci sono ancora e sono l'ossatura del paese e anzi avrebbero bisogno di più garanzie, visto il tema del lavoro, che sarebbe un altro grande tema, che abbiamo solo, non abbiamo avuto modo di toccare. È stata una chiacchierata di una mezz'ora, io ringrazio i lettori della Pressa che ci hanno ascoltato in diretta di mattina, sono molti lavorano, coloro che hanno potuto, l'intera intervista a Barcaiuolo verrà riportata sul nostro giornale online, con anche un, lo dicevo, anche con una sintesi testuale per chi vorrà leggere. Grazie a Michele Barcaiuolo, in bocca al lupo, come abbiamo fatto tutti con vista delle elezioni, ci ritroveremo il 27 gennaio, non chiedo a Barcaiuolo chi vince perché l'ho già detto, secondo lui vincerà la Borgonzoni, vedremo se la sua previsione sarà azzeccata. Grazie e buona mattinata.